Buonasera ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parleremo di calcio, quindi come è cambiato nel corso degli anni e lo faremo appunto con il mio socio di podcast. Quindi do il benvenuto a Ciao Jack, ragazzi, eccolo qua un con Jack. saluto, grazie per essere qua. Ciao Ele, Benissimo. tanto buonasera Ele che ci ha raggiunto, quindi e appunto stasera ci accompagnerà anche lei. Parlare un po' di calcio che tanto non gli interessa. Quindi, allora, stasera parleremo di come è cambiato rispetto appunto agli anni 90, quindi rispetto alla nostra epoca, anche se è brutto da dire, e un po' i nostri campioni. Qual è stato il primo tuo campione, il tuo preferito, quello che ti ha fatto proprio innamorare del calcio? È Roberto Baggio, senza ombra di dubbio, è lui che mi ha fatto appassionare tantissimo e mi sono appassionato davvero solo nel 94. Prima no, ma nel 94 è stato un grande amore vedere Roberto Baggio giocare nella nazionale italiana, far cose incredibili. Veramente per me è il campionissimo. Magari c'è gente più forte, più talentuosa, ma per Baggio è il mio campione. È il tuo. Beh, è Basta. mio nel senso che dovessi sceglierne uno, oh, sceglierei lui, Roberto Baggio. Direi No, lui. ma hai ragione, infatti. No, ma ti do ragione. Io è stato anch'io Baggio e metterei Maradona anche, perché è stato anche se quello forse più 80, anni 80 forse, più che 90, quindi diciamo che non è stato il periodo nostro. Però a me verrebbe da dire anche Maradona, Sì. oltre che Baggio. Poi Anche anche perché. il portatore di questa maglia, Kakà, portatore di questa Ma quello è maglia. già 2003, eravamo Lo già so, lo so, grandi. lo so. Vabbè, però mi sono appassionato lo stesso. Sì. Ma il calcio un po', com'è cambiato un po' il calcio? Perché poi alla fine il calcio noi abbiamo ancora forse un'idea del calcio. Vecchio, diciamo, del calcio, abbiamo un po' un'idea romantica, anche se io dico la verità, continuo a essere affezionato col calcio lì, però secondo te un po' come cambia? Un attimo che non sento. Dicevo, come boh, secondo te è cambiato il calcio in positivo oppure in negativo? Entrambe le direzioni. Intanto saluto Kevin Splatter. Allora, dicevo che praticamente il calcio sicuramente ha degli svantaggi, specialmente per chi è cresciuto con un altro tipo di calcio basato sul talento puro. Voglio dire, una volta negli anni 70 erano 3 miliardi di persone quelli che giocavano a calcio negli anni 60, erano 3 miliardi di persone al mondo, oggi sono 8 miliardi, c'è più talento, più fucina di talenti, è diverso, oggi ci sono, cioè oggi i fenomeni, una volta i fenomeni nasceva uno per generazione, oggi i fenomeni nascono 10 per generazione, ma è normale, migliori strutture d'addestramento e tutto, quindi cavolo, oggi è emozionante vedere il calcio giocato, è veramente emozionante, io penso che il calcio sia una delle cose più belle che si possono vedere. Appassionano, è impossibile non rimanere sorpresi anche da quando vedi Messi che si allena e ti fa tutti quei giocati pazzeschi. Quello è talento. Però vuoi mettere Higita che esce dalla porta e va a far gol, ma cioè, non le vedremo più queste cose, non vedremo mai più un altro Higita, non vedremo mai più un altro Higita. Non credo che ci sia, oltre al fatto che vabbè, vedere Lippi che fumava come un turco a bordo campo, Mazzone con le sue solite cose che oggi già un allenatore deve contenersi, è diverso. Ovviamente ci c'è il pro e il contro, di ogni cosa. Cosa ne pensi tu invece, Cla? Ma io, guarda, sono rimasto legato al vecchio idea che avevamo tutti di calcio così. Quindi, come hai detto tu, alcune cose che non possiamo più vedere, così come le grandi favole del calcio che sono un po' sparite, ormai vincono sempre quelle. È difficile effettivamente trovare dei miracoli sportivi. Effettivamente un'idea che non c'è più ormai il calcio, a mio avviso, e qua, boh, qua faremo un po' la parte dei boomer, è più legato ai soldi, eccetera. Quindi è veramente un po' triste, diciamo,
triste. Infatti dopo leggeremo dei regolamenti che vogliono fare la FIFA, che alcuni ti faranno proprio accapponare la pelle, e la faranno anche accapponare a voi in chat. Ci sono delle cose che oggi vengono combattute di più, il calcio, scommesse, è molto più difficile oggi ladrare, oggi è molto più difficile, perché una volta si scambiavano favori, oggi invece quei media che ti seguono sempre e tutte le cose, e quelli che vogliono, che magari sentono il senso di giustizia sociale, che vanno a dire sì sì, questo ha fatto questo, quindi in pratica oggi è già, inizia a essere veramente pulito il calcio, inizia veramente a essere, almeno nelle federazioni maggiori, quindi italiana, inglese, spagnola, sarà difficile vedere altri scandali di calcio scommesse, non credo neanche che li vedremo più. In passato succedeva, poi le mandavano in B, poi tornavano in A, cioè, quindi cose che succedono, però voglio dire, non è una cosa bella, quella sono contento che ce la siamo lasciata alle spalle. Ma io credo che anche lo scandalo scommesse c'è stato anche negli anni 80, quindi è una cosa un po' ciclica, quindi secondo me prima o poi ci ritorneremo, secondo me prima o poi torneremo a questa cosa, secondo me, perché è proprio ciclico, il calcio è così, ma così come io anche citerei i mondiali, perché poi i mondiali abbiamo avuto un cambio anche, perché abbiamo avuto anche dei disastri sportivi anche a livello, ma perché il calcio era proprio le famose squadre materasso, te ricordi? Mamma mia, c'erano delle partite fino a 5-0, 6-0. Oggi succede con le nazionali, tipo quando affrontano la povera Malta, lì veramente non voglio finire sul volgare, però voglio dire veramente materasso certe squadre. Però in campionato è già più difficile, perché quando arrivi a fare una squadra di Serie A non è che fai la squadra che subisce 5-6 gol a partita, è anche un Venezia, che è una squadra fra le meno quotate, oggi ti gioca bene, ti gioca anche bene. Ma sì, anche perché l'altra volta, apro un attimo una parentesi, non è che ha giocato male col Milan. Non è che ha fatto male, poi il risultato ovviamente è quello che è. Ma il calcio è cambiato, ora lo dico a te e anche a tutti gli altri, è cambiato anche dal punto di vista della PIL. Perché tanti anni fa tanti campioni volevano venire qui, tanti, cioè come può essere un Maradona, vabbè ora dico Maradona, poi sono venuti tanti altri campioni qua. Adesso, e qua volevo un po' l'opinione anche di tutti, è cambiato perché la gente preferisce andare in Premier, Liga, chi anche in Germania. Tu invece cosa ne dici? Che la Liga è bella, la Liga è chiaramente un bel campionatone, anche se comunque lì infatti può succedere di tutto, poi c'è una squadra che non ti aspetti, in Italia più o meno, no, ma non è neanche detto, quest'anno ad esempio è apertissimo, dico, è che il fatto che oggi conta chi ti offre di più, la squadra ricca, una Juve ti può prendere un fenomeno, ti può prendere qualsiasi fenomeno, la Juve ti può prendere un calciatore pazzesco, ce la può fare, le altre squadre già te li devono far crescere, tipo Lukaku, l'Inter l'ha fatto esplodere, di talento, aveva questo talento ma non l'aveva preso quando era già un fenomeno assoluto, l'ha reso il fenomeno che tutti conosciamo oggi, anche Donnarumma nel Milan, non è che era venuto al Milan e che era già un fenomeno su scala mondiale, è uscito dal Milan come fenomeno su scala mondiale, però, perciò ti dico, è difficile oggi trovare in Serie A, mi piacerebbe vedere Neymar, Messi, tutta questa gente bella, ed è stranamente che molti finiscono in Francia, ma perché c'è il PSG che paga bene, è una questione di soldi ragazzi, non voglio dire altro, ma proprio che chi ha più soldi si piglia i giocatori più forti, una volta c'era questo attaccamento, ormai hanno passato una cosa su Del Piero, quanto Del Piero fosse attaccato alla maglia, il Barcellona gli ha offerto un contratto milionario, lui ha rifiutato, ha detto no, io voglio stare alla Juve, sono fedele alla maglia, e lui ha rifiutato perché voleva stare nella squadra che lui amava, un po' come un Totti che ha voluto rimanere fino alla fine alla Roma. Sono quelle persone che in tutto sommato le devi rispettare per l'attaccamento alla maglia, ce ne sono, e sono fenomeni, ma ce ne sono, rimangono fedeli fino alla fine. Sì, te lo stavo per citare io Totti, perché Totti ha anche dichiarato che lui ha proprio rifiutato il contratto con il Real per stare a Roma, quindi è un altro che mi verrebbe da dire è Zanetti, sono le cosiddette bandiere, che adesso si dice ma non esistono più, eccetera, ma forse è perché è cambiato proprio
il calcio. E questo mi dispiace in realtà, per come sono fatto io, ma anche te. È un dispiacere dire che tanti, che ormai le bandiere non esistono più. Questo mi dispiace. Triste. Assolutamente. Quindi, è una cosa anche probabilmente mia, eccetera. Però io credo che sia proprio una conseguenza proprio del caso. Quindi per te il calcio migliore qual è? Perché a sto punto volevo chiedere, se noi abbiamo perso a Pille, qual è il calcio più bello? Ma anche da vedere, forse hai già risposto. A mio parere la Liga spagnola è bellissima, ma anche la Premier League. Ma io in realtà, a me la Serie A piace, comunque tutto sommato. Perché noi ce la caviamo con chi abbiamo, ma comunque il calcio è sempre appassionante, perché tanto in Serie A tu non sai chi vince il campionato adesso, tu non puoi dire vince questa squadra qua, no, non lo puoi sapere, lo saprai quando arriviamo a maggio, sapremo chi vince, ma prima non lo sappiamo. Tu lo scorso anno che ti dicevo l'Inter ha vinto lo scudetto, tu non portare sfiga, mi dicevi, scusami, perché tu sapevi che il calcio aperto, finché non c'è il calcio finale, il fischio finale, il calcio aperto, finché non hai una certezza matematica in Italia, tu non sei sicuro che una squadra l'ha vinto, tu non sei sicuro. Perché in Italia va così, tutto può succedere fino all'ultimo. È vero, però sai, ci sono quelle gli ammazza campionati, la Juve per quanti anni è stata l'ammazza campionato, diciamo? Per tanti anni. Nove anni di fila la Juve è stata imbattibile. E il fatto che era irraggiungibile, il Napoli ci è arrivato vicino, l'Inter ci è arrivato vicino, il Milan un po' meno, ma l'Inter e il Napoli ci sono arrivate veramente vicine, però... Ma vabbè, poi si è fatta una squadra pazzesca la Juve, Cristiano Ronaldo e tutti quei giocatori incredibili che aveva, gente che Quaresma che poteva metterlo in difesa a centrocampo, lui sapeva fare qualunque cosa. Cioè, no, tranne giocare, il resto sì, lo sapeva fare. Beh, no. A me piacciono quei giocatori così, mi conosci? I scarsi? No, scarsi non piacciono nessuno. Scarsi? Come no? Ma dai, chi piace gli scarsi? Ora tiro questa provocazione, ma in realtà no, perché da lì volevo far partire un altro lato del discorso, ma questo potere monetario che abbiamo citato, che hai citato tu, che ormai sono gli arabi, i cinesi, quello che è, americani, in realtà è anche derivato dai servizi di diritti televisivi, che sono cambiati negli anni, perché ora... penso che siano molti di più a livello monetario. Io non so quanti erano anni fa, però anni fa, comunque in altri paesi è un po' più regolare, perché lì in Inghilterra, che è due? Stime Tele Più, sì. Io non so quanto davano. Si è preso tutto, si è preso anche Steam, si è preso ogni cosa, Tele Più aveva tutte le partite di Serie A. Aveva tutto, io vedevo su Tele Più, che bello, poi è diventato Sky, ha iniziato a avere competizione, questa storia del non si può fare monopolio, è arrivata altra roba, poi è arrivato DAZN, oggi c'è Sky, DAZN, Amazon Prime, Prime Video, che è anche quello delle robe pazzesche, la Champions League, mica male, delle belle partite, ha fatto Real Inter, cavolo, quelle sono partitone, non è che è una partita di secondo piano. E ogni tanto anche la Mediaset, c'è anche la Mediaset che ha le sue cose. Rai. E la Rai anche qualcosa, la Coppa Italia, la Rai ce l'ha, Rai Play, i mondiali di calcio su Rai Play, quindi scusatemi, europei di calcio su Rai Play, veramente oggi c'è tanta competizione per i diritti, oltre al fatto che chiedono sempre di più le TV sono in crisi, perché oggi una TV non può comprare permettersi tutti i diritti come prima, costa troppo. Non riesce a recuperare neanche quella pubblicità. È vero. Ma poi, tra l'altro, qua in Italia non è che sono distribuite in maniera proprio equa. In Inghilterra ci sono squadre di Serie B, e dico di Serie B, che si possono permettere di pagare 20 milioni di euro uno. Cosa che, come se qua, che ne so, il Frosinone paga 20 milioni uno. Cioè, è follia. Perché arriva sta roba? Per un discorso anche di diritti che sono diversi. Ai tempi nostri invece credo che fossero molto meno, oltre a quello che hai detto tu, che c'era Tele Più e Tele Capodistria anche, che faceva vedere le partite di Coppa UEFA. Vero, ma io mi ricordo sulle TV locali, io non so cosa vedi dalle tue parti, ma in Piemonte
c'era Quarta Rete che trasmetteva le gare della Juve del Torino il giorno dopo, due giorni dopo. Ma sai che bello vedersi la partita in chiaro su Quarta Rete? Andavo là al pomeriggio, mi vedevo la partita e dicevo, oh, che grandi gol che ha fatto Ravanelli, tanto per dirne uno, che bel gol che ha fatto la semi rovesciata, che bravo. Insomma, era bello potersi vedere la Juve e poi il Torino sul TV locali. Sì, ora guarda, io ho Tele Liguria Sud che fa vedere le partite dell'Entella il giorno dopo. Entella? Sì, l'Entella. Se ci avessero i diritti di vedere la Samp come una volta. Che no, la Samp è su Tele Liguria Sud, no, perché è la Spezia Entella massimo. Telegenova e Primo Canale non hanno i diritti delle partite, a meno che delle amichevoli che aveva quelle del Genoa. Quindi è un po' diverso anche il discorso delle amichevoli. Io mi ricordo che anni fa ti facevano vedere anche le amichevoli, cioè io aprivo su, che ne so, Italia 1, c'era il trofeo Birra Moretti, il trofeo Berlusca, Juve A contro Juve B, c'erano tutte cose anche carine, no? Ora non so se le trasmettono ancora, credo di no, però. Credo di sì, ma forse i tornei fei non esistono più come una volta, a parte gli ultimi anni, queste normative, stadi chiusi, hanno tagliato tanti di questi tornei, perché poi dicevano che chi vinceva, cos'era, la Coppa Moretti, quella che poi perdeva il campionato, una roba del genere, tipo, c'era una competizione, adesso non mi ricordo qual è, e chi la vinceva poi dicevano non vince il campionato questa squadra. No, il trofeo team, mi sa. È il trofeo team, può essere. È il trofeo team, ma alla fine a me piacevano tutti questi triangolari, tipo in una sera ti vedevi tre partite, tutte giocate con un tempo singolo. Ma c'era tipo un tempo squadra A contro squadra B contro squadra C, squadra A contro squadra C. Praticamente come tre tempi c'era un'intera serata e passava bene, ma sai che bello. Mi sono divertito a vedere, ma perché alla fine amichevoli ti insegnano tanto. Oggi devo ammettere che oggi sono più uno da lettura su diretta.it e cose simili. Mi vado a leggere cosa sta succedendo, le sostituzioni, la scritta gol e boom, ma non sono più. Poi voglio dire, io non è che faccio scommesse, non so te, là, se è uno scommettitore. No. Ma secondo te come mai è cambiata sta cosa? Secondo te perché noi ci siamo, cioè noi, io, te, forse perché ci siamo rotti di questo calcio qui? Perché io in realtà guardo anche roba tipo del Nepal, ora lo so che sembra strano, però effettivamente guardo sta roba. Perché secondo te abbiamo perso questa passione, diciamo? Perché i miei fenomeni, i miei preferiti non ci sono più. Quando ho visto appendere le scarpe al chiodo a tanti talenti, come lo erano ad esempio Nedved, come lo era Del Piero, come lo era Totti, De Rossi, tutte quelle persone che veramente hai seguito con attenzione, ti sei affezionato a tutto, perdi un sacco questo collegamento, questo attaccamento. In compenso vado a cercare notizie, cosa ha fatto Albertini, che non è più attivo ovviamente, però cosa ha fatto Albertini, che si occupa magari del giovanile, vai a vedere, magari mi piace di più sapere una notizia su, che ne so, Nesta, che è ritirato da una vita, piuttosto che magari una notizia su un calciatore appena arrivato. Ma perché sono fatto così? Mi ci sono affezionato a certi che non ci sono più e non sono riuscito a far accendere quella scintilla per altri, che ce ne sono di talenti, c'è Donnarumma, sì, ne uno in Italia, ne uno su tanti. Un a caso. Uno forte. Però vabbè, è difficile riappassionarsi. Per tanti anni poi facevo anche fatta calcio e tutto. Vuoi mettere il fatto di non avere più nessuno con cui parlarne? Una volta a scuola si parlava solo di calcio. Penso anche per te, penso che tu ti parla di calcio. Sì, guarda, si parlava di due cose. Calcio e donne. Esatto. E videogiochi. No, videogiochi un po' meno. C'erano gli hipster, i videogiochi non ci piacciono. Comunque sia, era interessante fare di queste cose. E dicevo che appunto il calcio era qualcosa di magico. Io non so, magari qualcuno di voi mi dirà, ma siete matti, perché il calcio oggi è magico. Il calcio è sempre magico, il calcio è un grande sport. Io ad esempio vedermi certe partite degli anni 60 che davano la monetina per finire la semifinale degli europei del 68,
abbiamo vinto alla monetina. Di queste cose non le concepisco, mi sembra una boiata pazzesca. Preferisco i rigori, e poi c'erano stati un'altra evoluzione. Vi ricordate il periodo, vi dico anche a Cla, i golden goal, il silver goal di Trezeguet, l'hanno provato e ce l'hanno messa lì. L'Italia purtroppo ha pagato carissima questa cosa del golden goal. Esatto, era probabilmente altre regole. Infatti dopo, poi leggeremo verso la chiusura le nuove regole che vorrebbero mettere, che sono state proposte. Però veramente il calcio, io ho visto tutto il mondiale del 98, cioè vedere squadre come la Giamaica, il Giappone, il mondiale è stato pazzesco. Io poi da piccolo me lo sono visto, mi sono visto il 98, il mondiale dopo, purtroppo ho visto anche quello dove l'Italia è stata eliminata dalla Corea del Sud, che è stato tremendo. Però il calcio era anche proprio d'aggregante tra noi ragazzi, era proprio perché allora internet nel mio caso non c'era, e quindi ci arrangevamo con la gazzetta, con le notizie. Costava anche meno. E costava anche meno, esatto. Io ancora adesso c'ho una collezione di Gazzetta dello Sport, di Tutto Sport, Corriere dello Sport, che sono di quell'epoca, di quegli anni là comunque. Oltre che gli album di figurine. Cioè, c'era tutta un'altra mentalità. Adesso è diverso, adesso secondo me è anche cambiato quel tipo di approccio dei ragazzi. Perché fanno click e hanno tutto il risultato. Quindi, Io sono così, faccio click, mi vedo senza vedere, mi leggo e posso capire, beh, l'azione, non posso sapere com'è andata l'azione, ma dico, ma è successo questo, è facile, perché c'è internet, è facile, posso vedere diverse partite insieme, mi seguo le cose, chiaramente c'è poi gente che ha le partite davanti e se le vede, e fa bene, fa benissimo. Fa benissimo, io l'ho tolto ai tempi Sky, non sto più seguendo, non me ne frego, ho tolto Sky, ci sarà stato 6-7 anni fa, ho detto basta, chiudiamo qua, me lo seguivo prima il calcio, ma non ho più voglia, non ho più interesse, ma sì, per spendere quello che devo spendere, e costava anche tanto, togliamolo. Sky poi è una cifra, Sky è ora al di là di quello, ma Sky è proprio una cifra. Sky è sì, una cifra. Pazzesco. Sì. E poi vabbè, comunque è interessante perché oggi è cambiato tantissimo, ma una cosa che ho apprezzato, ad esempio, è il VAR. Il VAR io sempre detto, dovrebbero mettere una telecamera davanti alla porta e vedere se è dentro e fuori, altrimenti vai di nuovo violone, guarda il nuovo violone, e non è che devi aspettare il giorno dopo il processo di Biscardi. Ecco cosa mi hai fatto venire in mente. Quanto era bello quel programma. Mette i programmi che davano sul calcio apposta, con il pendolino di Mosca che ha detto la Fiorentina campione d'Italia, Mosca. Sì, successo, il pendolino l'ha visto. Il pendolino in più dava le bombe di Mosca che non erano vere. Erano come le notizie del Tutto Sport dell'epoca. È vero, sì, tipo Messi alla Juve, tipo avevo sentito dire che c'era questa notizia. No, è vero, era cambiato anche quello, c'era mai dire gol, approccio totalmente diverso, assolutamente. Poi tu hai detto il VAR, però ti posso dire, secondo me, molti lo criticano, ma che se usato con un certo accorgimento è anche un ottimo strumento, se usato in un certo modo, in una certa misura, chiaramente. Ma certo, ti permette di vedere se c'è stato un errore arbitrale e te lo permette di correggerlo, è utilissimo, avrei voluto metterlo già una vita fa, ma poi ai tempi no, non possiamo fare cambiamenti del genere. Ma poi ti ricordi anche la Super League, che vogliono fare la Super League, la Juve. Quella è vecchia, è vecchia quella. È vecchia, ma dovevano rifare lo scorso anno. Queste cose ogni tanto le propongono, dice, usciamo dalla UEFA, facciamoci una cosa tutta nostra. Con Blackjack e Squillo di Lusso, ma non penso. Legato a UEFA, FIFA, ste cose, prestigio, perché penso al prestigio di una Champions League, penso al prestigio di una Coppa Europea, cavolo, ma cioè fanno la storia del calcio, è la storia del calcio, quella Coppa che tu sollevi ha fatto la storia del calcio, poi non è la stessa, tecnicamente quella là ce l'ha poi la squadra che l'ha vinta, però voglio dire, sono abbastanza legato alle tradizioni sul calcio, sono abbastanza legato. L'idea di farti una cosa che esiste da 70 anni
è meglio che un nuovo torneone così buttato a caso, così con le squadre ricche solo per i diritti e sponsor. No, non mi piace questa cosa, però alcuni erano d'accordo, ne avevamo parlato su un altro canale, tu Ocla. Sì, sì, sì. Ma io guarda, ti dico che sembrano quei torni estivi in America. Ho paura, tipo International Cup, ste robe fatte praticamente solo per soldi. Perché è chiaro che quando tu fai queste cose lo fai, è un'operazione praticamente di soldi. C'era, mi sembra, una banca privata che avrebbe finanziato il torneo. Si parla di miliardi, miliardi. Però già nel 99 c'era questa cosa. Tanto è vero che io avevo letto una rivista che si chiamava Planet Football, che forse tu la conosci. Sì. Planet Football, che ho ancora dei numeri a casa, insieme a Guerri Sportivo e Calcio 2000, che appunto diceva che erano state contattate il Celtic di Glasgow e i Rangers per appunto far parte di questa Super League, che in teoria adesso, se dicono ai Rangers vieni, cioè si mettono a ridere, dico ma i Rangers, ma siamo sicuri? Però allora i Rangers erano una ottima forza europea. Sì. Quindi in quel caso lì, poi non so te come te la ricordi quella vecchia. Io ma non così. Mi ricordo chi voleva farne parte, ma alla fine ero già contrario all'epoca, ma no, ma fatemi fare la mia Serie A, Serie B, mi piace così, mi piace. Avrei voluto soltanto estendere la Serie A da 18 squadre a 20 ed è successo. La volevo sta cosa, volevo più squadre in Serie A, preferivo comunque 4 retrocessioni, comunque preferivo, sono un fan delle tante retrocessioni, tante promozioni, mi piace come cosa, invece tre già mi spiace un po', perché cavolo, abbiamo 20 squadre, puoi farne girare 4, così hai più possibilità, c'è più stimolo, più competizione, cavolo, ma sapere, anche in Serie B, di possibilità che 4 squadre vadano in A, ma sai quanto è bello rispetto a 3 squadre, che magari 2 sono fortissime e se ne gioca un'altra. Normale. Ma te faresti anche a gironi? No, sono contrarissimo. Io sono per i campionati così, normale. Non facciamo americanate stile NBA con la dinastia, quello è tutta un'altra cosa. Le dinastie funzionano diversamente. Le dinastie hanno le draft, che significa si scelgono i talenti, non c'è il ti pago di più degli altri. Tu vieni qua perché ti dicono hanno il talento, c'hanno il talento. Dopo, quando i talenti sono cresciuti, c'è la possibilità di comprarli per soldi, ma prima il draft va fatto così, vengono presi dall'università e noi non abbiamo un calcio universitario, non abbiamo un calcio all'università, non abbiamo le squadre, sì, c'è la Juventus Under 23 e basta. E questo rientra un po' in realtà nel sottoargomento che volevo lanciare, che era quello appunto dei vari problemi che ha il calcio italiano oggi, ma che anche allora abbiamo visto tante cose. Calcio scommesse, abbiamo visto la cosa dei passaporti, io lo dico anche da tifoso dell'Inter, quindi posso anche dire la storia dei passaporti, Recoba. Abbiamo avuto Calciopoli. Negli anni 80 c'è stato il Milan B. Quindi, l'essere meritata il Milan B. Se l'è meritata di andare in B comunque. Esatto, quindi cioè, che problemi ci sono oggi? Secondo me un paio grossi ci sono, ma anche belli grossi. Il problema è di farseli sfuggire i talenti italiani, farseli sfuggire. Per te quello lì è il problema principale? Quello lì, cioè chiedo anche magari... Secondo me il problema sì, perché comunque il fatto dell'italiano che gioca in Italia avrà ancora più sentimento italiano, per dire, ovviamente non vuol dire nulla, chiaramente quando Donnarumma tornerà a giocare in nazionale, giocherà per la nazionale e darà il 100%, è un esempio. Però ti dico, però di fatto comunque è una questione di vivaio, devi riuscire a valorizzarli, ne abbiamo di ragazzi che hanno talento, riusciamo poi a tenerli? Oppure li mandiamo, che ne so, li mandiamo in Serie B, in qualche squadra che poi si perdono? Ce la facciamo tenere in Serie A qualche giocatore di talento? Difficile, non sopra i 18, sotto i 18 anni sarà difficile, ce ne sono pochi. È il problema della cantera dell'Inter. Ora io cito l'Inter per motivi a me ovvi, ma cito la cantera, che è quella che ha vinto nel 2012, mi sembra 11, il titolo di Champions League giovanile.
E di quelli, sinceramente, si sono persi le tracce. Vedi un Sebastiano insieme a Esposito, che ora è andato a giocare in Svizzera, sì, fa i suoi gol. Samuele Longo, che è sparito, doveva essere... Me lo ricordo, Samuele Longo. Sparito, l'ultima volta l'ho visto a Vicenza, per dire. Allora, ciao. E Mbaye col terzino che era al Bologna, poi è sparito anche lui. E c'è questa cosa dei talenti, come hai detto tu, ma un altro sottoproblema che io direi è quella dell'Under 23, che tu prima hai detto una cosa, solo la Juve ha l'Under 23, cioè, e rendiamoci conto del perché. Perché chiaramente le altre squadre non vogliono investire. In realtà, secondo me, questo problema dei giovani è un problema proprio di proprio concettuale, secondo me. Ora no, non so te come la vedi. Sì, è concettuale, ma il fatto anche che, ad esempio, agli europei, no, nelle Olimpiadi di calcio non avevamo una nazionale italiana. Ok, abbiamo vinto gli europei, ma i giovani e quelli che verranno dopo, ci vuole qualcuno. Pirlo era uno dei trascinatori della vecchia nazionale olimpica, Pirlo, poi non abbiamo mai vinto queste Olimpiadi, no? Purtroppo l'Italia gli mancano le Olimpiadi di calcio, gli mancano, non ce l'ha fatta vincere, però dico, cavolo, avere dei giocatori che sono talentuosi, li scopri da lì, poi non tutti vengono bene, c'è della gente che magari ai tempi sembravano i fenomeni, poi non hanno mai sfondato, dei giocatori, se lo si vede le formazioni, direi, cavolo, ma questi sono proprio sfuggiti via. Sì, oggi bisognerebbe veramente valorizzare sui giovani, ma poi alla fine per chi paga la gente le partite allo stadio? Per andare a vedersi i campioni. Capisci che comunque non è che, ah cavolo, c'è questo qui di 17 anni che può diventare un buon calciatore. No, la gente vuole vedere. Io vorrei un campionato Under 23, dove le squadre, almeno anche dinastia piuttosto, che anche senza retrocessioni, una cosa così, dove Inter, Milan, Juve, Napoli, si fanno le loro Under 23, si crescono i loro talenti e poi ti tirano fuori e poi magari se li scambiano con la squadra principale a fine stagione o quando serve o anche a metà campionato verrebbero fuori delle cose bellissime, oltre al fatto che cavolo, dici, cavolo, abbiamo trovato dei talentoni, li facciamo giocare in questa categoria a parte e vengono fuori delle cose bellissime. Ma non c'è già in Inghilterra, ora io faccio un po', te sicuro lo fai, ma c'è in Inghilterra il campionato riserve e il campionato giovanile? Sì che c'è. Mi sembra di sì, che io sappia sì. In Spagna so che non c'è, perché anche lì c'è il Barcellona Under 23, Real Under 23, però... però dico, scusami, ma la Porcelli che gioca in Serie C deve giocare contro la Juventus Under 23, ok, ma cavolo. E poi dice, ma fa fatica. Ci credo che fa fatica a battere la Juventus Under 23. È la Juventus, comunque la squadra della Juventus, cioè... Cavolo, non è facile, non devi metterla contro le altre squadre di Serie C, altrimenti se quelle Serie C non ce la fanno ad andare avanti. Poi però posso farti, scusa se ti interrompo, ti posso fare una considerazione? Posso fartela? Sì. Cioè, che noi diciamo adesso, ma in realtà è un problema che c'è anche quando noi seguiamo noi il calcio, eh? C'è sempre stato. Poi i talenti li hanno trovati, per fortuna, ma c'è stato un periodo che la nazionale italiana non aveva davvero nessuno. C'è un periodo che la nazionale italiana si è persa, si sono ritirati i talentoni, tipo De Rossi, e ho detto, che facciamo? Che facciamo adesso? E si è dovuta ricostruire. È andata un po' male, non dico fatto schifo perché mi sembra eccessivo, è andata un po' male per una decina d'anni, poi puff, è arrivata un'Italia di Mancini clamorosa che ha saputo valorizzare i giocatori ed è uscita un'Italia incredibile. Ci meritavamo quegli europei e ai mondiali abbiamo una piccola chance, l'abbiamo anche noi, perché è pazzesca quell'Italia. Sì, e anche questa cosa, tra l'altro, all'estero ci valutano meglio all'estero che noi stessi, nel senso, se un giovane talento italiano va all'estero, viene più valorizzato rispetto magari a qua. Stessa cosa per gli allenatori, perché gli allenatori vanno all'estero a allenare? Cioè, tipo, ora dico Montella, ma posso dire Mancelotti, perché? Perché c'è questa cosa dell'italiano che comunque è capace. Come mai noi invece non siamo in grado anzi, andiamo a pescare gli altri talenti nei posti più esotici? Probabilmente è un problema anche di procuratori. Ai nostri tempi, vabbè, io continuo a dire ai nostri tempi, nei nostri anni, facciamo prima,
i procuratori non avevano tutto questo potere. Dopo è arrivato il fenomeno Raiola, che ha incentrato su di sé e ha fatto anche dei, anche tirato dei bei bidoni, alcuni che aveva, altri erano i fenomeni, altri erano i bidoni. Mamma mia. Per il resto, io vorrei rispondere in maniera marzulliana e farti una controdomanda. Tu pensi che tutti quei calciatori che vanno poi a giocare in Cina o in Arabia crescono come talenti lì o si assestano? Crescono o no? Crescono il portafoglio, secondo me. È quello che pensavo anch'io. Ma non è sbagliato, però. Se la domanda era sbagliano, se la domanda intrinseca era sbagliano andare in Arabia in Cina, dico di no. Non sbagliano. Perché per 20 milioni ci vado anch'io a giocare. Ma non sbagliano, non facciamo mica falsi moralismi su Elisir Podcast. Elisir Podcast, accettiamo benissimo che qualcuno che vuole prendere un buon compenso accetti l'offerta, ma cavolo, lo farei anch'io, io non sono capace di giocare a calcio, quindi non prendetemi, lo dico già subito, però dico soltanto che veramente, dico solo che se vuoi valorizzarti, va bene se c'hai 33-34 anni o andare a trovare una squadra. Certo, io vorrei l'umiltà di un Maicon che è andato a giocare a San Marino a 40 anni, però, e non penso che lo pagheranno a fior d'occhio, volete mettere, quella è gente che ha la passione per il calcio, non vuole mollare e decide di passarsi il 40° anno d'età e giochi a calcio a San Marino, dove ti accettano, non so se nei Tre Fiori o dove si trova Maicon adesso, però sono quei fenomeni, sono quelle cose belle da leggere, quelle cose belle da leggere. Dici, cavolo, questo giocatore ha compiuto 40 anni e gioca ancora a calcio, è vero, non poteva stare in Serie A, non poteva neanche stare in Serie B, ma se ne sta in San Marino, ed è una bella cosa, soprattutto perché San Marino a me sta pure simpatica, guarda, sta molto simpatica. Ma io ti dico che come giovani sono andati i vari Esharawi, è andato lì, ora dico nel caso italiano è andato a giocare lì, ma all'anno ci è andato 18 milioni l'anno, attenzione, quindi anche Pelé è andato a giocarsene in Cina, ora poi mi sembra che è tornato qua al Parma, mi sembra una cosa così, però è cambiato anche questo, all'estero in questi paesi... Nei anni così 90 non ci andavano, mi pare uno dei pochi che sono andati è Marco Osio in Brasile, al Palmeiras, e Totò Schillaci è andato in Giappone alla Yugo Iwata, ce ne sono stati pochi altri in realtà, adesso invece vanno tutti in Arabia, tutti in Cina, tutti in America, quindi è anche cambiato, diciamo, la geopolitica del calcio, se vogliamo andare a vedere. Ricordo il contratto di David Beckham a Los Angeles Galaxy, che era un contrattone, molte cifre, ma il punto è che appunto, cioè, che qui in Italia, cavolo, abbiamo avuto anche parecchie teste calde, ne cito due, Cassano e Balotelli, due persone intrattabili. Cassano è riuscito a cavarsi la tutta la carriera in squadre decenti, Balotelli è un po' calato, a parte il Monza, comunque il Monza è un signor Monza, nonostante il Monza fosse la squadra più forte della Serie B, non è riuscito a salire, nonostante avesse una squadrona pazzesca. Vedi che a volte teste calde non riescono a portare tutto questo fenomeno, le squadre. Per cui in realtà io volevo vedere il Monza in Serie A, io voglio ancora vedere il Monza in Serie A. Non so te. Ma Balotelli ora ti informo che è andato a giocare in Turchia e ha segnato l'altra volta, ti informo e lo sta allenando Montella, ora grande Montella. E Cassano lui stesso ha anche dichiarato che quando è andato a Real Madrid ha buttato via un'occasione, era tutte le sere usciva, pare che fosse ingrassato di tanti chili. Lì sei un po' te che te la vai a cercare. Ora sono altri tempi, perché adesso io credo che se giocasse ancora, credo che Real non l'avrebbe preso, avrebbe magari in Inghilterra forse sarebbe andato, perché uno così ora è tutto molto, cioè tu devi avere la testa così, non è che te la perdoniamo, cioè anche se sei fortissimo non ti perdoniamo sta cosa, quindi è cambiato anche la concezione di quello.
secondo me. Oggi non c'è più, non si tollera più il bevazzone, il Gazza, il Gazza nazionale che faceva tante cose, la gente, il golciatore da pub, è una figura del passato. Abbiamo avuto grandi bevitori, abbiamo vittori scozzesi e cose varie, non generalizziamo, ma dico soltanto che oggi invece c'è una figura più pulita del calciatore. Il calciatore di oggi è una persona abbastanza intellettuale che ti inizia a parlarti di cose filosofiche in maniera impressionante. In passato, ai tempi, te lo faceva un Baggio, una cosa del genere, era l'unico Baggio che ti mostrava la sua filosofia buddista, diceva, e cadevi delle sue parole, pendevi delle sue labbra, perché dice, no, è veramente una persona molto colta. Ci sono delle persone che veramente... Però oggi è una cosa molto più comune, tu vedi parlare a questi calciatori, senti che hanno una grande cultura. Intanto salutiamo Paola che ci ha scritto, ci ha mandato un messaggio. Ciao ragazzi, sono passata per un saluto veloce. Grazie mille del saluto e buona serata ovviamente. Grazie Paola. E quindi io ora chiedo cosa cambieresti tu o metteresti tu nel calcio per migliorarlo? Sì, premettendo che non ho autorità e non avrei neanche il diritto di dirlo cosa dovrei cambiare, però io metterei un qualcosa che fa crescere i talenti, è fondamentale, e prima di tutto tornerei, adesso vada, spero di non causare una tempesta mediatica, ma io tornerei a mettere il paletto sui talenti extracomunitari, puntare, siamo in Italia, cerchiamo di puntare sui giocatori europei, la maggior parte che ci faceva una volta, non è una cosa orrenda fare questo, perché comunque così valorizziamo calciatori che possono diventare, io in realtà direi anche gli italiani, ricordo il Piacenza tutto italiano, è stata una cosa bellissima da vedere, un coraggio quella squadra, il Piacenza di Marco Stoppa. Me la ricordo, Stroppa, ma c'era uno che si chiamava Mazzola, Rizzitelli, me la ricordo. No, Rizzitelli, però non era anche Perugia, mi sembra anche Perugia lui. No, era, aspetta, Rizzitelli era quello del Bayern Monaco, c'era Piovani, un bel po' di gente, era un Piacenza molto autarchico, quello lì, era proprio... è un Piacenza tosto, non era neanche così scarso, perché per un paio di anni si è salvato. Quindi. Ma no, era una buona squadra, era veramente decente il Piacenza dell'epoca, veramente decente. Ecco, quindi sì, questa cosa del mercato internazionale, sono d'accordo anch'io in realtà, ma si ripeto, forse è un problema più che altro dei tifosi, perché magari all'estero non funziona, ma qua, per esempio, se un giovane sbaglia qualcosa già lo fischiano, già alla seconda partita già... arrivano dei fischi pazzeschi. Quindi... Da noi sono polemici. Intanto leggo il messaggio, leggo cosa c'era scritto. Sir Samuel Morgan Drake, la Lega tedesca ha investito miliardi nel settore giovanile, se i club non si adeguavano alle regole dei giovani, non venivano ammesse. Tanti club sono falliti perché non sono riusciti a stare al passo con le norme. Mi dispiace quando fallisce un club, comunque è una misura troppo drastica, a mio parere, far fallire un club, perché per una cosa che non è facile, ma una transizione abbastanza lunga verso queste regole avrebbe aiutato anche da noi, non farle da un giorno all'altro di adattare le regole o ti fallisci. No, ma vero. Una transizione. Vero. E poi soprattutto noi non dispiacerebbe anche potessero permettere più sostituzioni, vedi che magari finito 3 sostituzioni, i giocatori sono stanchi, si fanno del male, ma falli cambiare di più, fai 5 sostituzioni, va più che bene. Io poi volevo appunto leggere il messaggio che ci hanno scritto. Anche a me dispiace, però, se non ti adegui, ma lì credo che, allora, io non voglio dire niente, ma se tu vuoi fare una transazione simile, tu Lega devi incentivare magari dando dei soldi a questi club che non ce la fanno, perché alcuni club magari non riescono a stare al passo, ma non tanto per il punto umano, dal punto di vista monetario. Lega, tu dovresti, secondo me, dare dei soldi, ecco, magari così. Certo che un Bayern Monaco non penso che abbia bisogno di... Anche perché qua in Italia, per fare l'Under 23, mi sembra, avevo sentito dire che
la Lega, o dovevi dare 5, un miliardo, scusate, un miliardo, no, un milione, scusate, un miliardo no, un milione di euro. E il problema è che solo la Juve l'ha dato. Se invece dicevano, la Lega diceva, guarda, se tu fai l'Under 23 ti diamo un milione noi a te, ok? Domani tutti facevano l'Under 23, te lo dico io. Ci hanno scritto in per messaggio, hanno proposto sostituzioni stile basket e minutaggio effettivo stoppato alle interruzioni, proprio come nel basket. Dopo arriviamo all'ultima parte, appunto, che sono gli ultimi 15 minuti più o meno, che vi leggo le regole che vogliono dare al calcio, che secondo me alcune proprio secondo me già adesso già non, il calcio non lo sento più questo qua, questo famoso, lo sento più altro tipo di calcio, anche a livello dilettantistico, quindi già calcio cavallo, no, quello è il calcio cavallo. Quello è formaggio. È un formaggio, allora, sì, è un formaggio quello. No, un po' veramente vedremo macchinine che prenderanno calci la palla, ma un po' ne ho veramente no, con le rocket. No, con le rocket. Te vedi quelli dell'Uzbekistan, no, ma io prima l'ho spiegato con tu non c'eri, ma per me è una cosa, boh, non lo so, sono legato ancora a un calcio così, magari nei campi di periferia. Io ieri sono passato, ho fatto un po' una passeggiata, sono passato davanti a un campo di calcio che io conoscevo già, perché io ci giocavo quando ero un po' più ragazzino, proprio in una squadra, quando giocavo, e c'erano questi bambini che 10, no, forse 8, 9 anni che giocavano a pallone. Io sono riuscito ad emozionarmi a vedere questi bambini che giocavano, perché è proprio il calcio pulito, era, non lo so come spiegarlo, era proprio lo sport genuino, che è una cosa che a me piace un sacco. Magari questi posti si sparano dalle tribune, non lo so. Oh, dai. Però ma non lo so, però ieri quando sono passato davanti a questo campetto mi sono emozionato come quando ci giocavo io, quindi è una cosa che adesso vedere calcio così, queste emozioni, anche divertimento, questo divertimento non c'è a vedere un Barcellona, un match, a me non mi comunica nulla, però a vedere, che ne so, la Champions League del Centro America, squadre del Grenada contro squadre del Suriname, a me fa ridere e piace, ecco, non so. Sì, ma perché non è male, comunque vedi che lo fanno per passione, lì che soldi girano, che talento gira, magari meno, ma io ci ho giocato in oratorio, perché qui c'è l'oratorio, qui si parla, sì, campetto, era lì, e giocavamo con le nostre squadre, ma sai che talentoni, guarda, a volte mi si dico, sei stato fenomenale, Max! Ma io veramente mi ero rimbalzato addosso, no, è un gol pazzesco, ma cosa? Ma dici? Sì, un gol, c'è un peccato, però non l'ho visto, perché mi è andato sulla testa e non importa. È vero. Un gol pazzesco, l'hai mirata, no, non l'ho mirata, io neanche capivo come si faceva, come si calciava bene. Cioè diceva, ma sai, devi prendere la traiettoria con un lato della scarpa, ma se vuoi fare l'altro tipo devi fare l'altro lato esterno. Non me ne intendo, non ho mai capito nulla. Io la calciavo poco a sinistra, a volte la calciavo dritta e mi facevano male le dita, poi quando sentivo la no, scarpa. Io la calciavo dritto, mi facevo poi male, poi zoppicavo, poi andavo avanti il campo a zoppicare, e poi avevo caldo ed ero stanco, e mi sostituivano. No, questo qui non c'è più. Ha giocato 10 minuti, non dobbiamo sostituirlo, poverino. Mamma. Vabbè, però mi sono divertito, perché veramente quello è il calcio che piace a me, il calcio degli scarsi. Dove anche io... non tu, dove puoi avere soddisfazione. No, a me sinceramente mi piace ancora adesso da vedere. Intanto vi volevo leggere in questi ultimi 10 minuti le regole che avremmo proposto la FIFA. La prima è la regola, i tempi di gioco, non più 2 minuti da 45, bensì da 30 minuti, ma con tempo effettivo come nel basket, come appunto ha detto Andre prima. Un cambiamento volto a combattere le perdite di tempo, in quanto il cronometro dell'arbitro sarà disattivato a ogni interruzione. Quindi questo è il primo, quindi siete d'accordo? Diventa lunga.
ma che diventa lunga il basket, quei minuti durano tantissimo con quelle pause, ogni volta che la palla va fuori. Questa è la prima. La seconda, le sostituzioni. Se nell'ultimo anno e mezzo, a causa dei ravvicinati imposti dall'emergenza coronavirus, le sostituzioni sono state aumentate da 3 a 5, la FIFA sta testando i cambi illimitati. La modifica sarebbe resa possibile dalla regola precedente. Con il cronometro fermo ogni interruzione, verrebbe meno la perdita di tempo effettivo di gioco. Quindi sostituzioni illimitate. Esagerato, meglio 7 piuttosto, ma illimitate è una cosa incredibile. Illimitate, fra un po' ti mandano veramente, ti portano in campo il portapalle, cioè ancora vai, gioca. Non è male, ma è un po' esagerato. Sì, quello che diceva infatti prima, sì, è quello prima, che riguardava appunto questo avvicinamento al basket. Ed è strano, ma io devo dire che il basket come sport è veramente incredibile per come viene gestito. Ma piace il basket come idee, come regolamento. Poi uno può piacere di più uno che fa canestro, uno che fa gol, viva gusti personali, però il basket è super curato come sport, e lì veramente quando la palla esce il tempo non va avanti, e sai quanto, e quindi col cavolo che perdi tempo, il portiere che rallenta, prepara la palla, poi la sistema, poi si piglia il cartellino giallo perché ha perso troppo tempo. Non succederà più. No, è vero. È vero, ma anch'io con queste qua limitate non mi trovo tanto d'accordo. Intanto ci dicono per messaggio, la proposta sarebbe 60 minuti, non 90, quindi lui dice il tempo si riduce. Sì, però ma che 30 minuti di tempo morto possono anche esserci, secondo me possono anche esserci, potrebbe veramente diventare più lunga la partita. Comunque sì, vediamo, è da provare, è da testare in qualche torneo, qualche competizione. E poi se funziona si può fare a livello europeo, perché no? Sono contento comunque, come dicevo prima, delle 5 sostituzioni, perché è molto meglio. A volte veramente finiva questa sostituzione, poi uno si faceva male, doveva rimanere in campo, doveva giocare in 10. No, beh, ma questa non fa male a nessuno, questo tipo di esperimenti. Si fa una prova, e boh, si fa una prova. Ok, stavo leggendo. Allora, terza regola, le ammonizioni. Ecco, questa è un po' ne abbiamo parlato anche in privato, però poi vi dico una cosa. Per ridurre gli interventi violenti, quelli convenzionalmente definiti da arancione, la FIFA sta testando le espulsioni a tempo. Una ammonizione comporterebbe infatti un'uscita dal campo del calciatore di 5 minuti. La sanzione per il cartellino rosso invece rimarrebbe così com'è ora. Allora, apro questa parentesi in realtà per citare in un'isola oceanica, mi sembra o le isole Tonga o le isole Fiji, esisteva o esiste ancora, non lo so, fino al 2003 un cartellino che si chiamava cartellino bianco, che faceva la stessa cosa di questo che stanno promuovendo. Quindi non lo so, io questa... Sinceramente sono un po' perplesso, però può anche essere, non lo so, ma infatti io giustamente io sono un po' perplesso a questa cosa. Oh, poi magari di questi 5 uno ne accettano, perché poi può anche essere, non è impossibile. Però questa cosa a me già mi lascia un po', com'è che si dice, interdetto. Sì, è un po' esagerata secondo me come regola. Non sono troppo convinto, ma non mi esprimo ancora, sai. Non mi esprimo. Passi. Passo per non conoscenza personale. Allora, intanto andiamo con la quarta regola, i falli laterali. Qui si falli segue laterali. Il futsal. Per le rimesse laterali non si userebbero più le mani ma i piedi. I piedi? Sì, qua invece delle cose, qua i piedi. Cioè, quindi basta mani, che schifo le mani. Sembra la proposta di qualche cinquantenne con certe strane passioni, ma non lo so. Anche questa? Come calcio a 5? Sì, è una proposta a stile calcio a 5, sì. Ma perché cambiare tu così tanto? Perché cambiare tutto? Un po' alla volta. Andiamo avanti con le proposte, che sono curioso. La ultima proposta... che è la ripresa del gioco.
Quinta regola: corner, calci di punizione di seconda e rimesse laterali non avranno più l'obbligo di servire un compagno. Chi si incaricherà della battuta potrà autolanciarsi e dare il via a una nuova rapida azione. Rapida azione? Ah, ok. Sì. Strano, interessante. Questo mi piace già di più. Ah, questa. Intanto ci dicono per messaggio: cambiare rivoluzione, basta conservatore. Ma sì, no, ma io so, ma io questa no. Ma io questa non sono molto. Io questa non sono proprio d'accordo, sinceramente, perché ti vai praticamente a perdere. Secondo me è un po' la bellezza dei calci di punizione. Poi magari per le cose laterali, vabbè, ma per le punizioni. Le punizioni sì, sono belle. Punizioni di calcio laterale, ma si può fare tutto. Ma sì, ma sì. Rapida azione, ovviamente. Esatto. Cioè, veloce, passa. È un po' come il basket, veramente. Passa veloce, su. Sta veramente diventando il basket, che non è una cosa brutta per il calcio. Infatti mi dicono per messaggio, scrivono... Vabbè, claro, il calcio che dici te è morto nel 90. Sì, ma infatti lo stavamo dicendo all'inizio live, che è un calcio che a me personalmente non mi appassiona più. Lo dico chiaramente, ma ormai è business e almeno che lo faccio. Ma sì, vabbè, però è per pochi, business per pochi, non è business per tutti. Per pochi. E quindi non... Boh. Non lo so, sono un po' così. Poi può darsi che magari negli altri paesi fanno qualcosa di bello. Sì, vabbè, ma business è giusto, lo facciano bene. Alla fine il business va fatto bene, ma deve essere interessante per chi segue. Deve esserci passione, curiosità. E qua è la cosa fondamentale, qua è la cosa fondamentale. Ma io penso che la passione... Io penso che anche se cambiano ste regole, tipo qualcuno se lo vede lo stesso, invece è una conseguenza, essendo business non è più passione del pop, ma sì, certo, beh, è ovvio, cioè, è ovvio, e il popolo, già il pueblo, già, già, non è proprio il massimo, quindi, vabbè, anche stasera, mancano 2 minuti più o meno alla fine della live, è stato un bel viaggio, magari faremo altri puntaggi sul calcio per epoche, Chiedo in chat cosa vorreste mai vedere di argomenti sul calcio. Mi raccomando, fateci sapere, scriveteci sì. In qualche maniera. Sapete che noi possiamo anche occuparci, perché il calcio è sempre una grande passione. È vero, forse per noi non è più magico come una volta, perché eravamo proprio fissatissimi. Io parlo per me, ero fissatissimo. Pensavo al calcio, mi facevo le formazioni, me le facevo, ne parlavo con gli anziani del paese, mi dicono no, ma cambia qui e metti questo, più bella la formazione fatta così. Ah, ok. Era tutta un'altra cosa, anche il fatto dell'interazione. Oggi tutto sul web, è sul web, sono talmente tante cose che interessano. Sì. No, è vero. Comunque, fateci sapere poi i prossimi argomenti sul calcio. E noi ovviamente, allora, quindi partiamo subito con la dove potete trovarci o sui nostri canali, chiaramente Pensiero tra la barriera, eccetera, poi Jack Leone Max, il suo pagina Facebook di Elisir Podcast, Spotify, Instagram, YouTube, Instagram, Facebook, e mercoledì torniamo 20:30, ancora l'argomento bello, un argomento molto bello. Non ve lo svegliamo in anticipo, ma esatto. Sappiate che mercoledì sarà da non perdere. No, non di panza, no, non credo. Però abbiamo Discord, ovviamente. Abbiamo anche Discord nel caso. Comunque, ora vi mandiamo da un'altra persona. Sì. Andiamo a ridarlo e vi do appuntamento. Quindi, ragazzi, grazie per averci seguito. Ritrovate le repliche e se avete argomenti da proporre, fatecelo in privato. Detto quello, vi auguro un buon venerdì sera. No, sabato, no, oggi venerdì. Alla prossima, quindi, ragazzi.